complimenti a Verona prima di tutto, ha giocato una. Ha giocato un'ottima partita di grande intensità. Chiudi, fammi una cortesia, chiudi che non si sente niente. Grazie. Metti uno lì che è fuori, che però non entri e escano tutti, perché se no prendo e vado. Scusate il nervosismo, ma sono alquanto incazzato. Un altro che esce. Vai, vai, non ti preoccupare, non ti sparo. Grazie. Dicevo, complimenti a Verona, ha giocato una partita di grande intensità, quello che poi sostanzialmente ci aspettiamo, non è che pensiamo, che pensavamo che, forse pensavamo che Verona ci regalasse la partita. Ho fatto un canestro da due nei primi due quarti e noi continuavamo a farti altri punti. Vabbè, domande? Cosa non è andato? Non abbiamo giocato. Che è esattamente quello che io avevo chiesto in sala stampa parlando con voi. Dobbiamo giocare, non abbiamo giocato. Tutto qua. Ma ti aspettavi questo tipo di partita oppure ti aspettavi una partita diversa? Cioè, diciamo che le tempi sono tante. Se li lasci tirare, tirano. No, no, ma è colpa mia, quando si perde è colpa mia, non ci sono assolutamente, non c'è nessun tipo di dubbio. Non c'è assolutamente nessun tipo di dubbio. È colpa mia. È colpa mia perché devo fare qualcosa per far capire ai miei giocatori che forse probabilmente non avrebbero, cioè, non dovevano tirare da 3 punti così tanto o così facilmente. È anche vero che hanno fatto canestro con continuità. Faccio i complimenti al ragazzino, a Dieng o a Omar, che ha fatto 2 bombe importanti. Quelle però sono giustificate per certi versi. Sono le altre, sono 6 su 13 di Green, che non va bene. 4 su 5 del primo tempo di Amato, che non va bene. Ma è colpa mia. Non è assolutamente un problema, è totalmente colpa mia. È totalmente colpa mia. Non è che forse troppe scene di nervosismo vi hanno fatto uscire dalla partita, perché soprattutto nei primi 2 quarti mi sembra che il nervosismo un po' l'abbia fatto la Verona. Io ti dico una cosa, che se avessi potuto avrei fatto anche peggio. Hai capito? Hai capito o Certo che no? ho Ok, capito. grazie. Guarda.